Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, in diretta dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Buongiorno, bentrovati ai miei amici. Ci troviamo in una nuova puntata, un nuovo appuntamento con La Tana del Lupo. Ismaele Lavardera, bentrovato. Ciao Claudio, ciao. Savarese, la nostra dottoressa Cocomero e il mio amico, con un bacio, Gaetano. Come stai, Giordano? Sì, che pensi che non mi ricordo tutto il nome? Allora, abbiamo voluto iniziare questo nostro nuovo appuntamento. Essendoci Ismaele, non potevo fare una sigla di apertura, gliela dedichiamo. E gliela dedichiamo perché mi suggeriva in questa puntata, dove trovate questo parterre di ospiti, mi suggeriva di iniziare con una frase che in Sicilia non c'è lavoro. Uno dovrebbe dire, ma davvero? Ma com'è? Io penso che la Sicilia non ha mai voluto esprimersi nel poter portare avanti iniziative che potessero coinvolgere i nostri giovani, coinvolgere i nostri laureati. Insomma, dalla Sicilia si scappa sempre, come direbbe mio padre, ma non c'è più, con le pezze nel culo. È una cosetta volgaruccia da dire, però ci sta per intendere che comunque da qui si scappa, perché non ci si trova mai, non un semplice lavoro, non si può sognare, non si può creare tutto quello che in qualche modo i nostri giovani impegnano il loro tempo studiando, andando all'università, e poter sognare e trovare una propria aspettativa di lavoro. Ed è proprio da questo punto qui che noi vorremmo partire con questa puntata, perché non c'è lavoro, ma e qui abbiamo due ex sportelli, un sindacalista e un deputato. Succede questo, si parla molto di questi ex sportellisti, da non fare confusione con i navigator, perché sono due mondi diversi. Ecco, questo adesso lo specificheremo bene, ma loro si ritrovano ad essere in qualche modo disoccupati. Non fare anche confusione con quelli che aprono gli sportelli, cioè esatto. Il sportellista, che è quello che apre. Quello che apre lo sportello. La battutina di Ismaele ci voleva per dire, perché sembrerebbe pure un lavoro, ma non è quello. L'uscere. Lo preferisco. Questo è stato un modo di, diciamo, di dire perché. Avevamo questi sportelli multifunzionali che erano dislocati in tutta la Sicilia, avevamo nei comuni, all'interno delle scuole, all'interno dei centri per l'impiego, all'interno degli enti di formazione, e devo dire anche che proprio tutta l'esperienza parte da una riqualificazione fatta proprio all'interno diciamo della regione siciliana, che ha investito fondi comunitari, fondi quindi europei, e anche fondi regionali, e peraltro con una esperienza che doveva essere almeno decennale per poter, diciamo, andare a poter, diciamo, partecipare a questo concorso fatto per la riqualificazione all'interno degli enti regionali. Ecco, però è successo questo, andando un po' più indietro, magari in quel periodo Ismaele ancora non era deputato, ma succedeva che Crocetta, insomma, ha fatto Piazza Pulita. 2015, ecco. Sì. Ci ha proprio defenestrati totalmente. All'interno di questa storia, Francesco, c'è proprio la sintesi, forse dire proprio l'esempio pratico di come la politica regionale ha in qualche modo lavorato su tre temi fondamentali: come si spendono i soldi e i fondi europei, che cosa se ne è fatto di un comparto importante che è il comparto della formazione, ma soprattutto al fatto che si dica che non c'è lavoro, che posso dire che questa è una bugia, perché tecnicamente le offerte di lavoro ci sarebbero, nel senso che però non c'è la comunicazione tra chi offre il lavoro e tra chi lo cerca, e spesso e volentieri le aziende magari che hanno opportunità di lavoro non sanno chi poter attingere, perché sono grandi professionalità. Il loro lavoro era fondamentale perché faceva parlare due mondi che spesso non si parlano, quindi sicuramente abbiamo grossi problemi di lavoro, perché dire che c'è lavoro in Sicilia sarebbe ovviamente una menzogna, però c'erano opportunità di
allentare questa mancanza. Le politiche del lavoro funzionano per quello, cioè mettere nelle condizioni tutti quanti di avere gli stessi strumenti. Cioè, banalmente, chi andava in quello sportello aveva fatto un servizio completo, gli facevano il curriculum, gli si faceva un'analisi rispetto a quello che è stato il suo vissuto anche lavorativo. C'è gente che spesso e volentieri non è in grado anche di scriverlo un curriculum, che è la prima cosa per poter essere in qualche modo allettante ad entrare nel mondo del lavoro. Allora, questi operatori che non sono così, con tutto rispetto, una categoria, come dire, che da stipendificio, perché qualcuno, ovviamente in Sicilia ci sono stati anche tanti comparti che sono stati da stipendificio, gente che ha una professionalità, che ha saputo e voleva mettere a disposizione la propria professionalità per fare che cosa? Per aiutare chi cercava lavoro a trovarlo in modo più semplice. Allora la Regione Sicilia le ha messi alla porta, ha speso dei soldi per formarli, quindi io qua addirittura penserei a un profilo di danno erariale, perché tu non puoi uscire del denaro e poi quel denaro utilizzato lo mandi, diciamo, alla berlina. Allora io ho presentato da deputato un'interpellanza dove chiedo in modo specifico all'assessore regionale al lavoro e alla formazione, quindi di dare risposte a questi padri di famiglia che poi si sono trovati veramente anche qui il dramma, cioè coloro i quali dovevano dare il lavoro, la Regione Siciliana è meravigliosa in questo, sono senza lavoro perché tecnicamente sono stati lasciati a piedi, è un paradigma della nostra bella terra. Anche tu sei un ex sportellista e diciamo che questi ex sportellisti, è brutto anche da dire come ex sportellista, voi lavoravate dentro il centro per l'impiego, è così? Sì. No? Un centro per l'impiego che comunque in qualche modo a calcio e pugni funzionava. Io che provengo dalla formazione, sono stato formato, ho fatto un corso di 6 mesi, poi alla fine sono stato chiamato al centro per l'impiego proprio per dirigere è una parola, è un grande parolone, organizzare, che è più giusto, il settore di incontro domanda-offerta del centro per l'impiego. Questa cosa è successa nel 2006, assolutamente, e lo ricordo perfettamente. E ho iniziato da zero, ho iniziato a montarmi computer, con una cosa assolutamente divertente, però ho creato la rete informatica, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che io in poco più di un anno di lavoro sono riuscito a mettere in rete più di 60 aziende, che non sono tantissime, ma in ogni caso, partendo da zero, credo che sia un risultato. Ma la cosa più bella, più di 2000 utenti che venivano nella stanza dove noi facevamo l'incontro domanda-offerta e venivano in qualche maniera orientati. Tantissima gente è andata al nord e ha lavorato, io ero in contatto diretto col centro per l'impiego di Rimini e là praticamente cercavano stagionali in continuazione, cioè il lavoro si è fatto parecchio e dando risultati. Certo, 2000 persone e 60 aziende statisticamente sono veramente poche, però era un modo per dare un aiuto ed era l'inizio. Poi purtroppo quelle cose che noi facciamo e che probabilmente possono dare un risultato, in questa Sicilia vengono un po' messe di lato e quindi noi piano piano abbiamo messo a PIL, fino a che a un certo punto ricordo che siamo stati minacciati, ci hanno detto se non ve ne andate chiamiamo i carabinieri, e quello fu il nostro dramma più forte. Ma io credo che ci siano tante cause aperte su questo fronte, no? Sì. E tra l'altro c'è l'intervento del sindacato, allora, sindacato che sta lavorando in questo senso. Il sindacato ha sempre denunciato, il SILAV, il Sindacato Italiano Lavoratori, ha sempre denunciato e ha fatto sempre presente al presidente della regione di turno, quindi al governatore di turno, di questa situazione. Le risposte non ci sono state, però noi abbiamo sempre denunciato che cosa? Abbiamo denunciato la mancata applicazione di 3 leggi che prevedono praticamente l'inserimento lavorativo di questi operatori, ripeto, qualificati per poter espletare quel particolare lavoro, delicatissimo, e non è stata mai attuata. Oggi io ringrazio l'onorevole Lavardera per l'interrogazione, perché in effetti, diciamo, non c'è stata attenzione dalla parte politica a questo comparto che è fondamentale. Ma quanti sono in totale? Allora, si partiva da un numero di 1780
E adesso, dopo tutti questi tutta anni, la Sicilia, giusto? Tutta la Sicilia, adesso saranno 500-600 unità per tutta la Sicilia, perché durante tutti questi anni di mancata applicazione delle leggi, quindi dell'inserimento, loro molti ovviamente devono continuare a lavorare, a cercare di portare un pezzo di pane a casa. Un pezzo di pane per le nostre famiglie. Io voglio dire un'altra cosa. Oggi, se praticamente tu vai al centro, caro amico mio, vai al centro per l'impiego, perché lascia stare la domanda. Tanto ti confondi, appunto. No, oltre che ti confondi, ma il problema non è questo, il problema è un altro, che ci sono i tirocini formativi. Andiamo per esempio. Che prevedono praticamente che chi vuole partecipare, chi vuole effettivamente partecipare, quindi espletare questo tirocinio, deve andare al centro per l'impiego per fare la profilazione. Certo. Ci danno appuntamenti a un mese e mezzo perché manca il personale. Cioè, noi abbiamo qualificato delle persone, sono stati spesi dei soldi. Giustamente l'onorevole dice si potrebbe intravedere un danno erariale, ed è a ragione. Ha ragione. E questa gente viene tenuta a casa perché, pur essendoci tre leggi che hanno istituito anche l'elenco unico ad esaurimento per andare a diciamo far lavorare queste persone, e non vengono attivate. E noi abbiamo, ripeto, come organizzazione sindacale abbiamo denunciato, abbiamo detto che c'è una palese violazione di norme regionali. Insomma, il Parlamento siciliano tre norme ha fatto per regolamentare e per andare a far lavorare questi lavoratori nei centri per l'impiego. Non abbiamo chiesto come organizzazione sindacale che questi operatori diventassero regionali, non abbiamo chiesto questo, ma che venissero praticamente collocati negli enti in house tipo CIAPI, perché la legge parla di questo, per fare espletare a questi lavoratori questa funzione delicatissima. Ma e poi voglio aggiungere un'ultima cosa e poi mi taccio. No, perché Dio vi taccio. Abbiamo mezz'ora di puntata bella piena, ce la sfruttiamo tutta. In una regione dove si parla sempre di mafia. E allora, quando si parla di mafia, si deve incominciare a parlare di lavoro. Quando ci sono i mezzi per poter distruggere, perché fare antimafia, caro amico mio, non significa avere il mantello di Superman e andare. Bisogna fare funzionare le istituzioni. E allora, per fare funzionare le istituzioni, che cosa si deve fare? Si devono creare le condizioni per poter andare a far lavorare le persone. Certo. Questo. È da lì che bisogna partire. Peraltro è un servizio. Dico che viene negato alla collettività. Chiaro. Perché nel bisogna momento partire in cui, da questo presupposto più importante. Alla collettività. Perché nel momento in cui le cosiddette LEP, i livelli essenziali di prestazioni, che sono previste in tutti i settori, sanità, lavoro, eccetera, non vengono neanche erogate, perché non vengono erogate queste politiche attive del lavoro, che si fermano soltanto a un banale, lo devo dire, una scheda anagrafico professionale, dove il ragazzo va al centro per l'impiego, i dati, quello che si fa, cosa hai fatto di studi, che tipo di studi hai fatto, e lì si ferma. Dopodiché mancano, diciamo, l'orientamento specialistico di secondo livello, dove vengono praticamente erogati anche dei servizi proprio personali all'utente, in base a quello che è stato il suo excursus scolastico professionale. Anche si fa il bilancio delle competenze. Il bilancio delle competenze è importante, punti di forza, punti di debolezza, come possiamo arginare determinati. E tutto questo viene a mancare. Queste cose non vengono fatte. No, non c'è più. Perché io ho mandato persone a fare praticamente. Adesso c'è il progetto che sta partendo europeo, GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori. Queste persone devono essere profilate. Noi abbiamo riscontrato che non sono state profilate nel giusto modo. E quindi il lavoro sarà un flop. Lo sta facendo in questo momento al centro dell'impiego? Non c'è proprio. No, fa soltanto un semplice. Commesso impiegato? Ci sono degli impiegati che praticamente per cui non sono stati formati per poter svolgere questo tipo di lavoro. E quindi non hanno la competenza. Noi parliamo tanto di reddito di cittadinanza che deve essere accompagnato dalle politiche attive del lavoro. Certo. Mai fatte, perché ho persone che conosco e posso portare anche le testimonianze che hanno percepito questo reddito di cittadinanza
ma di fatto a casa. Di fatto, in due parole, non c'è nessuno che si occupa praticamente dell'incrocio fra la domanda e l'offerta. Questa è la chiave. Noi facevamo la preselezione. Non c'è nessuno, ma c'è qualcuno che vuole creare appositamente dei sistemi di carrozzoni affinché poi si creino a volte purtroppo sistemi di clientele che si foraggiano nel tempo, e poi alla fine che cosa succede? A un certo punto, siccome ovviamente tutte le regioni non sono infiniti e non è un pozzo senza fondo, direi forse e anche fortunatamente, si creano poi soggetti come questi che magari sono vissuti in un periodo sbagliato, di una politica sbagliata che ha creato queste grandi disagi sociali. E la cosa che fa veramente ridere, ma non è una barzelletta, questi soggetti che vi stanno parlando erano quelli che dovevano spiegare agli altri come poter entrare nel mondo del lavoro ed essere defenestrati dalla regione. Ovviamente per me è una battaglia, lo dico con molto onestà, Francesco, che porterò avanti in questi 5 anni, perché qualcuno deve dare risposte. E anzi lancio un appello ai miei colleghi parlamentari, perché l'abbiamo firmato ovviamente io e tutti gli 8 deputati del gruppo Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, ma lo allargo agli altri, perché questo è emblematico. Se noi non siamo in grado di dare una risposta concreta questo comparto, significa che non siamo in grado di creare quelle condizioni di lavoro. E questo l'obiettivo della politica oggi deve essere questo, al di là delle parole che possiamo spendere nei salotti televisivi, deve essere quella di creare le condizioni di lavoro egualitarie a tutto il resto del mezzogiorno, perché purtroppo noi siamo ancora per l'ennesima volta la punta finale di un meccanismo che non funziona. Questo meccanismo che non funziona è emblematicamente, ecco perché ho deciso di sposare la battaglia. Ed è giusto quello che diceva il sindacalista poco fa sul tema proprio dell'antimafia. Ecco, l'antimafia deve iniziare a parlare anche di come avere degli strumenti per poter permettere a quei giovani, anche in certi quartieri complicati e difficili, ecco, di avere un'alternativa, che c'è lo Stato, che lo Stato è presente, che lo Stato non li abbandona, che c'è la possibilità di dire che il lavoro è lo Stato che lo trova, e non nei soggetti di quel quartiere che inevitabilmente ti dicono vabbè un travaglio lo troviamo noi, a condizione che fai determinate cose. Però ecco, non farei confusione sullo Stato che trova lavoro, perché potrebbe essere frainteso che è tutto dovuto. Lo so, è lo Stato che deve intervenire con le politiche attive del lavoro. Esatto, e quindi però c'è la Costituzione che parla chiaro, che la nostra è una fondata sul lavoro, e quindi se noi non abbiamo la capacità di poter permettere che quelle condizioni, ecco perché questa storia, Francesco, io tante sono le notizie, le cose le battaglie che cercano di farmi vivere. Io quando ho deciso di prendere una battaglia come esemplificativa, perché ci rivedo all'interno tante cose che sono emblematiche, quindi dall'articolo più importante della nostra Costituzione alla storia di queste persone, alla storia di gente che comunque oggi non riesce a trovare lavoro. Io invito le persone che sono a casa, e farlo anche tu, magari hai la possibilità di torni nella tana del lupo, fai anche un po' la iena, vai a vedere nei centri per l'impiego che cosa succede. Certo. Ecco, dare la possibilità anche di capire. Ti avevo invitato a fare una è vero, lo faremo, però sappiamo che tu insomma stai portando avanti questa interrogazione di cui hai risposta, quanta che è stata presentata. Allora, dacci anche un po' di notizie di Cortiglio, allora, di quello che succede al Parlamento siciliano. Tecnicamente funziona così: quando tu presenti un atto parlamentare, ci sono poi i momenti in cui questo atto si discute. Spesso e volentieri, ve lo dico con molta onestà, si sono discusse la settimana scorsa interrogazioni che ho presentato a dicembre, quindi il rilento che c'è rispetto alle interrogazioni, anche perché poi accade anche che gli assessori che dovrebbero venire in aula a rispondere alle interrogazioni non vengono, e quindi si crea questo veramente vuoto in cui il Parlamento prendere per i capelli come... No, il Parlamento che è fondamentale, che è quello per cui noi dobbiamo essere orgogliosi, avere il Parlamento più antico d'Europa, a un certo punto poi si impantana perché gli assessori non vengono in aula a rispondere alle domande del Parlamento. Che possiamo fare noi come opposizione? Fare casino, barricate, lo stiamo facendo, lo faremo, tant'è che ogni settimana finalmente a onor del vero, e quindi questo va anche dato merito a Galvagno, una volta a settimana, da ormai 2 settimane, c'è il momento in cui l'Aula discute le interrogazioni. Quindi mi auguro che questa interrogazione, questa interpellanza nello specifico, venga discussa quanto prima, e devo dire all'assessore, ma non vi anticipo nulla, che troverà una sorpresa in Aula. In questo caso l'assessore è l'assessore al lavoro, giusto? Quindi la Lucia Albano? Sì, la dottoressa Albano. Quello che volevo anche chiederti, rispetto a tra Parlamento, chiaramente, ed esecutivo, perché poi il problema vero è quello incrociare il Parlamento esecutivo, ma dal lato del Parlamento è solo l'opposizione che ha preso a cuore questa situazione, o c'è anche una parte di chi governa che ha compreso quanto è importante questa storia qui? Questo lo chiedo a Savarese. È una battaglia che si sono intestate in parecchi, ok, che però poi in qualche maniera è stata sgonfiata, quindi siamo fiduciosi seriamente che a questo punto, grazie all'onorevole, abbiamo la possibilità di sapere, non dico definitivamente perché può essere difficile,
avere quantomeno un'idea di indirizzo. Devo dire una cosa, però è stato recepita questa cosa, perché nelle norme, nelle tre norme, si fa riferimento al CIAPI, ente in house della regione, per andare a collocare questi lavoratori. Esatto. Quindi diciamo l'intenzione iniziale c'è stata. Ed era anche buona. Il problema, tant'è vero che io voglio ricordare a me stesso che questi lavoratori hanno dovuto praticamente sostenere due concorsi per andare a lavorare al CIAPI, che, e poi sono stati inseriti al CIAPI. Prove di concorso all'interno del CIAPI. Con procedura concorsuale. Ma noi come sindacato abbiamo sempre detto... Non vogliamo inserirli nei ruoli della regione, perché sappiamo che è una follia questa, e io l'ho sempre gridato anche come sindacato. Scusa. Io ho detto, si deve applicare la legge prevede enti in house della regione tipo CIAPI, ce ne sono tanti enti in house della regione, collocateli praticamente lì. L'ispettorato del lavoro, il nucleo operativo carabinieri del NIL, è intervenuto per verificare che chi fosse praticamente iscritto nell'elenco avesse i requisiti di legge. E c'è gente che è stata pure denunciata. Ci hanno fatto praticamente la specie di radiografia per ognuno di noi. E si sono iscritti e li hanno anche denunciati. Quindi devo dire, tutte le procedure, tutte le attività sono state poste in essere per poter avviare. Poi è tutto in un colpo, però. Ci siamo arenati. Cioè, uno. Senti, per ma, uno. Ma mi chiedo, come avete campato fino ad oggi? Allora, io ho dovuto fare l'orientatore su me stessa, lo dico, perché... Quindi hai presentato curricula il tuo... No, se l'hai dovuto scrivere. Mi sono fatta il mio percorso di orientamento su me stessa. Ti è servito allora a qualcosa? Sì, cioè... Secondo me... Battutaccia! Fallo una volta, fallo due volte, fallo tre volte... Secondo me però questo... Ero brava sugli altri, non dovevo esserlo su me. Questo orientamento ti ha disorientato. Allora, mi sono altra ritrovata. Allora, dobbiamo anche dire una cosa, che questi lavoratori hanno perso il posto di lavoro, perché noi eravamo venerandi della formazione, venerandi delle politiche attive del lavoro che abbiamo espletato per circa 15 anni, perché gli sportelli veri e propri cominciano a nascere nel 2000. Attenzione, per questo siamo i precursori delle politiche attive del lavoro. E nel 2002 vengono costituiti i cosiddetti sportelli multifunzionali. Io è dal 2002 che facevo questa attività all'interno dei centri per l'impiego. Ora, detto questo, io come ho campato? Allora, ho sfruttato il mio percorso scolastico professionale e, diciamo, a spizzichi e bocconi, come si suol dire, perché certo non è che nella scuola, ho espletato, sono insegnante nella scuola, ma supplente, perché giustamente non sono precaria, alla mia età dove devo andare, diciamo, però... E ti dico mi sono cosa. Arrangiata e ti dico una ho cosa, fatto una progetti, cosa assurda vedi. Progetti come io sono pure assistente sociale, quindi mi sono diciamo ti data da fare spesa dove potevi esatto. Per poter tirare ma a sono campagna. Andata fino a Roma per farti capire per anche fare dei progetti sul sociale, che dovevo fare? Avevo due figli da portare avanti. Pensavo che avessi parlato con un navigator per trovare... No. Non gliel'hanno data questa. E tu la stessa cosa? Cosa no, fatto? Io qua, a parte... Ma a voi spettava comunque il reddito di cittadinanza a questo punto? Dipende dai parametri del reddito di cittadinanza, perché? Ovviamente. Però se siete disoccupati... Sì, però dico il reddito di cittadinanza, come tu ben sai, c'ha anche altri parametri. Il reddito c'è anche il parametro dell'analgesia ormai. Sì, vabbè, però per fortuna questo non mi compete, perché essendo stato un tecnico e continuo a esserlo, tutto quello che riguarda la tecnologia per fortuna mi appartiene. Adesso sono un esperto in politiche, un esperto in sistemi di efficientamento energetico. No, mi veniva al politica perché purtroppo quella è la mia... Non hai perso il vizio. Esatto, è il nostro... qua vorrei... È un inciso, ma niente di più. Anche un'altra battaglia è stata tentata da noi, che è stata quella di partecipare come ATA all'interno della scuola, sì. E praticamente abbiamo scoperto che tutto il nostro lavoro di formazione professionale, che siano stati sportelli o meno, da parte delle scuole non viene riconosciuto. Noi abbiamo fatto zero. Veramente tanto. Dicono, io non volevo andare a insegnare alla scuola, volevo fare un segretario, un tecnico, ok? Perché io ho fatto. Bene.
L'ho provato e personalmente posso dire che sono stato chiamato perché ero stato inserito in graduatoria e toccava a me. Hanno visto il mio curriculum e mi hanno detto: ma lei non tocca perché tutta la formazione professionale non la possiamo riconoscere, perché c'è stato proprio un documento ufficiale dalla parte dell'ufficio territoriale scolastico che praticamente ha dichiarato, ha scritto ai presi dicendo: attenzione a non inserire il personale, la formazione professionale all'interno della... C'è proprio una circolare ministeriale. C'è una circolare, non solo, ancora di più, scusatemi, non era l'argomento, però questo mi brucia un pochettino, è il fatto che dipende dalle province. Perché a Palermo, tecnicamente possiamo morire, scusate la frase, esatto. Mentre Messina, per esempio, accetta e non è il personale... Vai al nord e te lo accetta. Vai al nord e te lo accetta. Al nord ci chiedono... Sono andata a Roma e me l'hanno accettato. Perché, però, qua no. A Messina le cose funzionano sempre meglio. Ma perché si mangia bene. Non è perché c'è Catena De Luca, secondo me. C'è qualcuno che si incatena facilmente. A Messina, no. Comunque non è l'argomento del giorno. Però anche questo è una cosa... Sarebbe un modo per dare una un'opportunità lavorativa. Una collocazione corretta, perché ripeto, io sono un tecnico, io posso dimostrare la mia bravura nell'essere tecnico, i miei titoli nell'essere tecnico, eccetera eccetera, tant'è vero che, ripeto, mi hanno preso subito due scuole e immediatamente poi hanno visto ma i suoi dati sono di formazione professionale, per cui tutta la mia capacità tecnica veniva levata. Ok, diciamo, a lei non tocca perché in graduatoria giustamente non vanno. Bene, allora, e parliamo di 30 anni di servizio. Dobbiamo chiudere, vorrei chiudere con l'onorevole, che vediamo un po' come la possiamo gestire questa puntata, nel senso, quale speranza, se c'è da sperare una speranza, che spesso la speranza va sperata. Non parlerei di speranze, parlerei intanto di rimettere questo argomento all'interno dell'agenda politica di questo Parlamento. Questo è il primo obiettivo, è quello, cioè di cominciare a dare a questo, perché quando passa nel dimenticatoio qualcosa, alla fine passano gli anni e una se lo dimentica. Il tema è: io vorrò portare al centro dell'agenda setting, così si chiama, di questo governo, questo argomento, sperando di avere risposte. L'assessore non verrà a rispondere in Parlamento, andremo noi all'assessorato a chiedere risposte all'assessore Albano, che sono convinto che è una persona che comunque è molto disponibile all'ascolto, quindi l'impressione che ho avuto è quello, al di là dell'opposizione o maggioranza, qua non è una questione di maggioranza, qua ci sono vite umane, e quindi quando ci sono di mezzo le vite umane bisogna affrontare le cose con la dovuta attenzione del caso. Bene, allora Gaetano, chiudiamo ricordando anche a chi ci sta guardando in questo momento che abbiamo dovuto per forza selezionare due di questo grande gruppo degli ex sportellisti, che non avevamo chiaramente lo spazio in studio per farli parlare tutti insieme. Io volevo dire che in assessorato ci andremo anche noi, perché stiamo organizzando una manifestazione di protesta davanti all'assessorato, esatto, con tutti gli ex sportellisti, per dare, diciamo, una maggiore visibilità, diciamo, alla problematica. Questo l'abbiamo sempre fatto negli anni, continueremo a farlo, e ti posso dire che il Sindacato Italiano dei Lavoratori, fino a quando questa questione non si risolverà, lotterà praticamente con tutti i mezzi, senza pietà, senza alcuna presenza, senza fare sconti a nessuno. E lei c'è sempre un'ultima cosa, sì, però, potenziamento dei centri per l'impiego, è anche questo, certo. Potenziamento, le leggi, le norme nazionali ed europee parlano di potenziamento dei centri per l'impiego, ma potenziamento che deve essere fatto con i dovuti crismi, con le dovute, diciamo, anche politiche attive del lavoro, sì. Cosa che Attualmente non viene fatto. Bene, torneremo su questo argomento, perché poi il buon Ismaele ci verrà a raccontare un po' di cose, e certamente poi faremo anche una puntata sul PNRR, perché potrebbe anche quella essere un'opportunità da sfruttare, non tanto, esatto, per le bocce di tutti noi, ma per quello che riguarda le politiche attive, lavoro, industria, imprese, insomma ci sarebbe da fare una grande guerra di sviluppo economico per il nostro paese, però vediamo un po' che siamo tutti abbastanza bloccati, se ne parla tanto, però di concreto davvero c'è veramente, veramente poco. Con questa ultima, diciamo, nostro impegno, che è quello di rivedere Ismaele, ma anche il nostro amico Gaetano e i nostri ospiti, per poter dire forse siamo riusciti nell'intento, che non è un intento di Panasci o di Ismaele, ma un intento di piena umanità e di rispetto alle persone che una vita si sono spesi per il loro lavoro, il nostro lavoro, e perché creeranno i presupposti per trovare nuovo lavoro.
Con questo è tutto. Mario manda la sigla di fine puntata e ci vediamo la prossima settimana.